Technology. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it, charge it, point it, zoom it, press it, snap it, work it, erase it, write it, cut it, paste it, save it, load it, check it, rewrite it. Technology. Ciao a tutti amici, benvenuti sul canale di Amico Computer. In questo canale tratteremo di tutto quello che riguarda l'informatica, dal mobile al computer fisso, quindi tutorial, recensioni di prodotti, news informatiche, tutto quello che riguarda il mondo della tecnologia. È un canale molto attivo, vi prego di iscrivervi perché ogni iscritto per me è molto molto importante e mi dà uno stimolo a continuare. Detto questo, buona permanenza e iscrivetevi ad Amico Computer. Technology. Buy it, use it, break it, fix it, trash it, change it, melt, upgrade it. Technology. Salve a tutti amici, in questo video vediamo come ripristinare il nostro smartphone Android, ma anche il nostro tablet. La procedura è la stessa e vedremo come farlo in due modi. Uno, se il vostro smartphone funziona correttamente potete andare nelle impostazioni per farlo. La seconda, nella modalità recovery, quando avete uno smartphone che non funziona più, non riuscite più a riavviarlo. Quindi se tentate di avviare lo smartphone e non riesce ad avviarsi correttamente, con quella modalità è possibile risolvere il problema formattando tutto quanto. Allora, innanzitutto, perché fare ripristino di sistema? Ci potrebbero essere vari motivi. Semplicemente volete fare un po' di pulizia, riportare il vostro smartphone o tablet nella condizione nella quale l'avete trovato una volta acquistato, quindi per questo si chiama ripristino dati di fabbrica, reset di fabbrica o factory reset. Quindi perderete tutte le applicazioni, tutto quello che c'è nel vostro smartphone, il vostro account Android sarà disconnesso, quindi dovrete rifare tutto da capo. Però è una cosa molto importante perché risolve gran parte dei problemi di rallentamenti, errori vari, insomma è una cosa da provare prima di portare lo smartphone in assistenza. Allora, metodo molto semplice che conoscono la maggioranza delle persone: andiamo nelle applicazioni e cerchiamo impostazioni. Allora, qua sono su un S3 Neo, quindi devo andare in generale, se no avete tutto su un solito menu. Andate in fondo alla voce backup e ripristino. Su quasi tutti i dispositivi si chiama backup e ripristino. Se non c'è questa voce potrebbe essere dentro privacy. Quindi andiamo su backup e ripristino. Ecco qua, dovete cercare la voce ripristina dati di fabbrica. Con questa tutto quello che c'è sullo smartphone sarà cancellato, però potreste risolvere l'errore che vi ha portato a ripristinare lo smartphone. Quindi questo è il sistema numero 1, molto semplice. Adesso spengo lo smartphone. Mettiamo che il nostro smartphone non riesce ad accendersi correttamente, quindi ho bisogno di effettuare un format in una modalità chiamata recovery mode. È una modalità dello smartphone che potrei quasi definire come il BIOS del computer, per chi lo conosce, che si avvia prima del sistema operativo. Per avviarlo ci sono dei vari sistemi, ovvero c'è un sistema solo, però su tutti gli smartphone potrebbe cambiare. Di solito è tasto power e volume più o tasto power e volume meno, ma su alcuni smartphone bisogna premere entrambi i tasti del volume più power, e per quelli che hanno il tasto fotocamera spesso è tasto fotocamera e power. Insomma, dovete cercare su Google come entrare in recovery con nome del vostro modello, perché ovviamente io ne conosco un paio di sistemi su questo e sul Moto G per entrare in recovery, però non so quelli degli altri smartphone, quindi dovete cercarveli. Per l'S3 Neo bisogna tener premuto il pulsante volume più e il pulsante power fino a che non compare all'accensione una scritta in alto a sinistra, eccola qua, con recovery. Lasciamo andare le dita e aspettiamo che si avvii la modalità. Ed eccola qua. Su altri smartphone invece non succede niente fino a che non lasciate le dita, ma è nel momento in cui lasciate le dita che si avvia questo menu. Quindi questa è la recovery mode. Ora, se avete sbagliato il tasto, per esempio se invece di fare tasto più qua fate tasto meno e power, si avvia un'altra modalità che serve per collegare lo smartphone al computer. Nessuna paura, c'è scritto come riavviare, ovviamente premendo per esempio il pulsante su, c'è scritto nelle istruzioni, ma le istruzioni sono praticamente sempre in inglese, quindi occhio. Se dovete fare un format tramite recovery, date il cellulare a qualcuno che sappia tradurre l'inglese, perlomeno che abbia una conoscenza base dell'inglese, poiché ogni smartphone ha dei comandi diversi per lo scroll, per lo scorrimento e per la conferma. Qua c'è scritto volume up, down to move, il che vuol dire che con i tasti del volume ci muoviamo.
ma su alcuni smartphone potrebbe essere solo un tasto del volume per muoversi e un altro invece che dà la conferma. Qua la conferma ce l'abbiamo col tasto power, infatti qua troviamo power button to select. Allora, la prima voce di solito è sempre questa e si chiama Reboot System Now o Reboot. Questa semplicemente riavvia il telefono normalmente, quindi se siete entrati in questa modalità per sbaglio andate su Reboot e premete il tasto di selezione. Noi dobbiamo andare a Wipe Data Factory Reset e infatti è la voce che dovete trovare sulla vostra recovery, che si chiama Wipe Data Factory Reset o comunque Factory Reset, insomma potrebbe cambiare, ecco perché vi conviene comunque cercare una guida o un video specifico per il vostro modello di smartphone. Comunque se seguite le mie istruzioni dovreste comunque arrangiarvi e trovare questa voce. Una volta selezionata Wipe Data dobbiamo premere invio, ci verrà chiesto se confermiamo il format, yes, no, premiamo yes e avverrà il reset. Quindi con un po' di fortuna, se il vostro smartphone non si riavviava più, adesso si potrà riavviare e avrete risolto il problema. Se non siamo riusciti a risolvere il problema nemmeno con questo factory reset, bisogna mandare il telefono in assistenza. Comunque questo era il sistema per ripristinare i dati su smartphone e tablet Android in modalità normale o in factory, in modalità recovery. Un saluto a tutti. Salve a tutti amici, in questo video parliamo di un problema molto comune su computer fissi e portatili, il computer che si riavvia da solo. Partiamo dal problema più comune, quello che più facilmente potrebbe affliggere il vostro computer, ovvero il surriscaldamento. Che cos'è? Praticamente il vostro processore, scheda video, insomma il vostro hardware si surriscalda e siccome dentro il computer, sia nel portatile sia nel fisso, c'è un sensore di temperatura, quando sente che la temperatura raggiunge un tot, per proteggere da eventuali guasti o danni si spegne, quindi si riavvia. Questo perché dovrebbe succedere? Succede soprattutto nei portatili, poiché l'hardware è tutto compattato, c'è poco spazio per far circolare l'aria, quindi è facile che si surriscaldi. Se videogiocate spesso, se fate montaggi video o qualsiasi tipo di operazione che stressa parecchio componenti hardware, purtroppo può accadere. Ecco di lì la bontà di un portatile rispetto ad un altro: un portatile che ha un buon sistema di ventilazione lo farà cadere meno volte o quasi mai. Dico quasi mai perché prima o poi in qualsiasi portatile un riavvio o due ce lo farà. Tutti i modelli che ho visto si sono riavviati, chi spesso, chi poco spesso, però purtroppo succede, soprattutto in estate quando la ventola non è pulita. Infatti ho già detto in altri video che il sistema per risolvere questo problema nei portatili è quello di pulire la ventola. Se potete smontare bene, se non sapete farlo, usate aria compressa da sparare direttamente nello sfiato del computer da dove arriva l'aria. È normale che l'aria sia calda, però se è tiepida sarebbe anche meglio. Quindi molti portatili hanno un buon sistema di ventilazione, quando andate a comprarli lo sentite, anche se mettete la mano a tutte le bocchette dello sfiato, ce ne sarà qualcuno che ha un'aria un po' più tiepida. Parlo di portatili che sono accesi giorno continuamente, insomma durante tutta l'apertura del negozio, vi rendete conto chi ha un sistema migliore di un altro. Nel computer fisso ci sono più sistemi, ovviamente quello di pulire la ventola è sempre una buona cosa da fare, quindi pulire proprio il case con l'aria compressa, se no comprarsi case più grandi in modo da distaccare i pezzi il più possibile e l'aria può circolare meglio, aggiungere altre ventole nel case, aprire direttamente il case, insomma nel fisso è difficile che succeda, ma sperate che il problema sia questo, perché se no si parla di, allora, o virus e spyware. In rari casi può succedere che ci sia un virus o uno spyware. Se cercate Fabrizio Gherardi come rimuovere virus e spyware, trovate un video che vi suggerisce con programmi gratuiti come ottenere un po' una pulizia completa di questo. Comunque, se anche dopo la pulizia succede, o qualcuno di voi magari ha provato a formattare l'hard disk per vedere se era un problema di driver o di virus e il problema succede di nuovo, potete escludere tranquillamente virus o problemi di driver. Quindi driver, che cosa intendo? Parlo di qualche incompatibilità di driver che può far riavviare il sistema, quindi accorgetevi se questo riavvio succede dopo aver aggiornato un driver di una scheda video o installato una nuova periferica, quindi guardate se c'è qualche conflitto sui driver. L'unico modo è o disinstallate e ristallate le periferiche o comunque aggiornate un po' tutti i driver principali, quello della scheda video, quello di queste nuove periferiche. Io direi quasi sempre la scheda video, quello più responsabile, però
non si sa mai, può succedere di tutto. I computer sono strani, sono come i pazienti, cambia da uno a un altro, quindi è impossibile dire esattamente cosa può essere. Quindi abbiamo detto driver, abbiamo detto surriscaldamento. Adesso passiamo a un altro paio di problemi che potrebbero affliggere soprattutto il computer fisso: la RAM e l'alimentatore, ovvero alimentatore che comincia a essere difettoso oppure con potenza insufficiente. Se avete un alimentatore da tantissimi anni e nel frattempo state cambiando i pezzi nel vostro hardware, può darsi che ad un certo punto, e accorgetevene appunto se questo problema c'è dopo aver installato un nuovo hardware, una nuova scheda video, dei nuovi processori, tutto questo hardware dentro il computer sommato insieme a un consumo, il vostro alimentatore deve essere in grado di reggerlo, di supportarlo. Non è essenziale che comprare sempre alimentatori nuovi con più capienza, capacità. Ci riescono anche quelli semivecchi, però ecco, magari 500 watt adesso su un computer fisso potrebbero essere pochi, quindi andate da 600 in su. C'è da dire comunque che nel frattempo, anche per delle leggi che arrivano dall'estero, i produttori devono cercare di creare hardware con basso consumo, e quindi è difficile ora avere un computer che possa far lavorare troppo un alimentatore medio o comunque in idle. Quindi per idle intendo quando voi non videogiocate, per esempio i componenti non consumano al massimo, un processore o una scheda video quando li mettete sotto stress lì consumano al massimo. Ecco che appunto se il problema del riavvio c'è non appena state stressando CPU e scheda video, insomma videogiochi, montaggio video, allora può darsi che sia l'alimentatore o la RAM altra cosa. Quindi alimentatore da cambiare o difettoso. Purtroppo bisogna fare delle prove, non si può fare un test, bisogna avere un alimentatore. Io comunque una volta a me è successo, non era l'alimentatore, l'ho comprato, pace, adesso è un alimentatore di scorta che posso utilizzare appunto per fare queste prove senza doverlo ricomprare in caso che l'esito sia negativo. Per la RAM invece potrebbe essere anche lì banco difettoso, o se è una cosa che vi succede fin dall'inizio, quindi avete appena assemblato un computer, problemi di compatibilità fra banchi di RAM o comunque per via di un voltaggio che potrebbe essere un po' differente da banco a banco. Ecco perché tutti dicono e consigliano, e io confermo, di comprare sempre banchi di RAM uguali, identici, quindi stessa capienza, stesso produttore, quindi stessa marca. Se dovete mettere 4 GB di RAM, o 2 o 1 1 1 1, per esempio. Quindi non cercate combinazioni particolari che possono destabilizzare questa compatibilità, soprattutto questo voltaggio, perché da una marca a un'altra c'è ci sono delle piccole differenze di voltaggio che purtroppo il vostro BIOS ne deve impostare una e quindi deve trovare un punto di mezzo. Se invece il voltaggio è esatto per tutti i banchi di RAM, non c'è assolutamente nessun problema, quindi stessa marca, stessi banchi. Quindi se per vedere se è la vostra RAM, ormai tutti quanti abbiamo più di un banco di RAM, quindi semplicemente staccate tutti i banchi meno uno, fate girare il computer più e più volte fino al manifestarsi di questo problema. Se il problema si è risolto, uno di questi altri banchi che avevate tolto è semplicemente difettoso. Provate quindi a cambiare banco per banco fino a identificare il banco difettoso. Ci sono anche dei programmini chiamati per esempio MemTest 86, però prima consiglio di fare questo tipo di prova perché è un programma che va lasciato andare per ore fino a che non notifica degli errori. Quindi per chi fosse interessato, il programma si chiama appunto, come ho detto, MemTest 86, così come si pronuncia, è il primo risultato in alto della ricerca di Google, memtest.com mi pare, memtest86.com. C'è anche nelle distribuzioni Linux, perché a Linux quando avvia il computer spesso lo trovate nel GRUB MemTest 86, ed è anche meglio perché si effettua questo test prima del sistema operativo, al di fuori. Quindi questo era praticamente l'ultimo problema, quindi RAM e alimentatore quando non è un problema di software. Potrebbe anche essere sì la scheda video, ma nel mio caso non mi è mai capitato, quindi lì non si può sostituire, cioè non si può fare senza scheda video. Quindi l'unico modo è se avete una scheda video integrata nel vostro computer, poi voi avete messo una scheda video esterna, lì potete anche provare a staccare la scheda video esterna e vedere se con quella interna il problema non si manifesta. Insomma, è necessario fare una prova, una cosa per volta, per escludere un problema di software. Se ci diventate matti, se non riuscite
riuscite a fare le prove dei driver e dei virus, l'unico modo per essere sicuri è fare un format, pulire tutto quanto e lì vedere se è quello oppure no. È vero che scoccia, però tante volte si perde troppo tempo a cercare un problema, quando dopo a un certo punto non si riesce a capire nulla, si formatta e via. Sennò se bisogna stare lì ore per ore a capire ogni singolo driver, non ci si leva più le gambe. Quindi formattazione, via, pulita, ripristino del computer, tanto una volta ogni tanto fa sicuramente bene. Ovviamente salvatevi tutti i dati che dovete conservare prima di farlo. E quindi si può dire a computer pulitissimo, il problema c'è o non c'è? Se c'è ancora è un problema di hardware, ok? Se non c'è più era un problema di software, quindi qualche driver o qualche virus. Basta, spero di aver detto tutto. Comunque quasi sicuramente il vostro problema è semplice sul riscaldamento, quindi tenete pulite le ventole. Per i portatili potete rialzarli da terra, cosa assolutamente consigliata. Potete farlo con qualcosa che avete in casa o acquistare dei supporti che si trovano un po' da tutte le parti, da negozi di informatica, negozi di cinesi, supporti fatti in questo modo che hanno addirittura delle ventoline da collegare con l'USB, se no anche senza ventole, o dei supporti con un rialzo che si può selezionare, quindi si può anche avere il portatile ripiegato verso se stesso, cosa molto comoda in certe circostanze, soprattutto anche se avete il portatile a letto, questo supporto ve lo rialza verso di voi. Quindi tenendo pulito un po' il sotto del computer e la ventola e lo sfiato dell'aria, si riesce a migliorare la situazione. Quindi fateci caso se la situazione migliora. Più che pulire la ventola, nei portatili non si può fare. E per quanto riguarda la RAM, nei portatili si può cambiare, sì è vero, ma di solito dice solo un banco, quindi lì conviene usare proprio il programmino MemTest 86. Se no, portatelo da qualcuno, un tecnico che ha dei banchi per poter provare tutti i vari componenti e vi potrà dire con certezza se il problema è un pezzo da cambiare oppure no. Questo consiglio sempre dopo aver provato a fare una formattazione, così avete escluso quel problema e non pagate un tecnico per poi sentirvi dire: ah sì, era un virus e te l'ho tolto. Spero di aver detto tutto, un saluto a tutti. Salve a tutti amici, in questo video vediamo come risolvere il problema del messaggio di errore che appare quando ci connettiamo a una rete wifi che dice non riesco a connettermi a questa rete. È il classico problema che possiamo avere quando ci connettiamo in wifi, sinceramente non l'ho mai visto accadere sulle linee cablate fisse. E non è quasi mai colpa del router, è sempre colpa della scheda di rete. Quindi, prima cosa che dobbiamo fare, innanzitutto assicurarsi che un qualsiasi nostro dispositivo di casa, un cellulare, un tablet, si connetta correttamente al router, in modo da escludere un problema sul router stesso, perché se non si connette più nessun dispositivo al nostro router via wifi, allora vuol dire che il problema è nel router. Ma sono quasi sicuro che tutti gli altri dispositivi si connetteranno tranquillamente, quindi cosa fare adesso? Innanzitutto andiamo nel pannello di controllo, in centro connessione di rete e condivisione, modifica impostazioni scheda, troviamo la nostra scheda wifi che utilizziamo e facciamo tasto destro disabilita. Aspettiamo un attimo, facciamo tasto destro abilita, quindi abbiamo staccato e riattaccato. Vediamo se quindi adesso funziona. Io sto dando per scontato che voi abbiate messo la password giusta del vostro router, ma se fino ad ora vi è sempre funzionato e di tutto a un tratto non funziona più, di sicuro non avete sbagliato improvvisamente la password. Quindi se non funziona neanche in questo, con questo sistema, riavviate una volta il computer. Se il problema continua ad esserci, proviamo a scaricare i driver della nostra scheda di rete. Come fare? Se abbiamo un portatile, dovete reperire il modello esatto del portatile, e dico esatto, non le prime 3-4 cifre che trovate sul davanti del vostro portatile. Guardate sul retro del portatile, dietro la batteria spesso, c'è scritto il modello per intero, quindi tutte le varie cifre. Poi andate nel sito web della marca del vostro portatile, quindi Acer, Toshiba, Asus, HP, eccetera, e cercate una voce chiamata supporto o drivers o download, insomma da qualche parte, dove c'è poi una ricerca per scrivere il vostro modello, oppure c'è una categoria da selezionare dove ci sono tutti i modelli. Quindi cercate il vostro modello esatto, selezionate il sistema operativo che state usando e selezionate i driver da scaricare, che sono quelli wireless, chiamati appunto wireless wifi. Ne potreste trovare più di uno, due, tre, perché a volte sono di varie marche, sempre sullo stesso modello. Non vi spaventate, scaricateli tutti quanti e provate a installarne uno ad uno. Due vi daranno errore semplicemente, il terzo andrà a buon fine.
Quindi quando avete installato il driver giusto, riavviate il computer e vedete se il problema si è risolto. Se non si è risolto nemmeno qua, purtroppo la scheda Wi-Fi non sta più funzionando correttamente. Ma anche qua non vi spaventate, poiché... prima di proseguire, ho detto per i portatili, se invece avete una scheda Wi-Fi USB per i fissi, semplicemente prendete la chiavetta USB, guardate dietro il modello e invece di andare nella marca del computer, voi andate nella marca della chiavetta. Quindi anche lì, una chiavetta TP-Link, una chiavetta Netgear, sito madre, cercate il modello e anche lì sistema operativo e driver. Lì non vi sbagliate, non ci sono due o tre cose da scaricare, c'è solo quella. Procediamo. Cambiare la scheda Wi-Fi. Sul portatile purtroppo non si può, bisogna acquistare una chiavetta USB esterna, la solita che comprate per i computer fissi. Io ho sempre usato chiavette USB da poco, quindi non è importante prenderne una di buona marca. Io utilizzo chiavette Wi-Fi di standard N, quindi N va assolutamente bene, soprattutto per le linee DSL che ci sono in Italia, non c'è nessun problema, anche la peggiore che trovate prenderà al massimo la vostra connessione internet. Magari se voi siete molto lontani dal router, conviene prendere tutte quelle schedine, quelle chiavette Wi-Fi che hanno quelle grandi antenne, insomma che hanno più potenza di ricezione. Non vi posso dare consigli perché l'ultima che avevo provato con le grandi antenne l'avevo presa in un negozio di cinesi, quindi neanche ero stato a guardare la marca. Era semplicemente una fatta a ciabatta con due grandi antenne collegate a USB. Le antenne vi danno proprio la garanzia di avere una grande ricezione, quindi poi lì gioca anche il vostro router. Se il router ha delle belle antenne, poi si incontra meglio con il vostro adattatore. Quindi vi scegliete una chiavetta Wi-Fi e semplicemente la inserite sul portatile o sul computer fisso. Vedete se c'è da installare un driver, se no, se già in automatico funziona, va bene così. Quindi qua nelle connessioni di rete disattivate la scheda del portatile che non funziona più, tanto non la userete più. Quindi disabilita, sul fisso semplicemente si stacca e sparisce da qua. Questo di solito è il metodo per risolvere il problema. Purtroppo devo dire che la maggioranza delle volte è semplicemente la scheda Wi-Fi guasta, quindi ci sarà da cambiarla. Però come ho detto prima, 15-20 euro, 30 euro massimo, si trovano diverse chiavette USB che sinceramente non mi hanno mai deluso, ci vado sempre avanti. Occhio se avete Linux, che siano supportate anche da Linux, perché lì è già più complesso, a volte non ci sono i driver, quindi quando andate a comprarla guardate se il venditore vi scrive compatibilità con sistemi operativi Linux. Tutto qua, spero di aver risolto il vostro problema, un saluto a tutti. Technology, buy it easy, break it, fix it, trash it, change it, no upgrade it. Technology. Salve a tutti amici, video dedicato a chi non riesce ad accedere al proprio router. Praticamente qualsiasi router, non è importante la marca. Vediamo come possiamo farlo attraverso il nostro browser, che usiamo tipicamente, va bene qualsiasi browser, e vediamo anche come reperire l'indirizzo IP qualora noi non lo conoscessimo. Come fare? Allora, apriamo il nostro browser e inseriamo al posto del sito internet l'indirizzo corretto del nostro router. Nel mio caso è 192.168.0.1. Nella maggior parte dei casi può essere questo oppure 192.168.1.1. Potete provare questi due. Se succede che non riesce ad entrare, vi dà un errore come in questo caso, vuol dire che l'indirizzo è sbagliato. Se inserite l'indirizzo corretto, semplicemente si aprirà la pagina del vostro router, come in questo caso, quindi con username e password. Allora, prima vediamo come scoprire qual è l'indirizzo IP del nostro router. Dobbiamo accedere al prompt dei comandi. Su Windows 8 e 8.1 richiamiamo la colonna di destra, ricerca. Su Windows 7 precedenti dovete andare sul tasto in basso a sinistra dello start e quindi troverete questa barra di ricerca. Scriviamo cmd e apriamo il prompt dei comandi. È importante che voi siate connessi comunque alla rete del router, non è importante se sta mancando la linea internet, basta che sia connesso, quindi o wifi o ethernet. Una volta arrivati nel prompt dei comandi scriviamo ipconfig, invio, e andiamo alla sezione della nostra scheda. Io utilizzo una scheda wifi ed eccola qua, e infatti troviamo l'indirizzo IPv4, che è il mio indirizzo IP locale, e il gateway predefinito. Questo è l'indirizzo del vostro router, ovvero questo qua in basso, che nel mio caso, come abbiamo detto prima, 192.168.0.1. Quindi dovete prendere questo indirizzo e scriverlo qua sopra. Quindi potrebbe essere 1.1, potrebbe essere 2.1, 3.1, 4.1, di solito finiscono tutti con 1.
Questo indirizzo è possibile anche cambiarlo nel router. A tal proposito, se volete approfondire il discorso dei router, ho fatto un corso completo tempo fa. Scrivete su YouTube corso completo Fabrizio Gherardi router e troverete questo corso diviso in varie parti. Questo per chi volesse imparare qualcosina in più sui vari settaggi del router. Allora, chiudiamo la nostra finestra, username e password. La maggioranza della gente che non è mai entrata nel router si troverà davanti a questa schermata e non saprà cosa fare. Semplicemente, nome utente e password, se non avete mai cambiato niente, di base è admin e anche la password si chiama admin. In rari casi la password potrebbe essere 1234. Ovviamente le persone che sanno qual è a volte la cambiano, quindi se l'avete cambiata ricordatevi qual è e inserite la vostra password. Se avete cambiato la password e vi ricordate di averlo fatto, ma adesso non ve la ricordate più, bisogna resettare completamente il router, il che vuol dire che perderà anche tutte le varie impostazioni di configurazione internet. Di solito basta, se girate il router nella parte di dietro, troverete un pulsante chiamato reset. Questo pulsante spesso sta dentro il router, ovvero come nelle calcolatrici, bisogna usare una penna, uno spillo per andare a premere questo pulsante e va tenuto premuto per 10, 15, 20 secondi. In questo modo voi riporterete il router come quando l'avrete comprato, quindi username e password torneranno a essere quelle di base, che saranno appunto admin, admin, oppure se sono diverse guardate nel manualetto del vostro router, troverete quella base, insomma. Questo era come entrare nel nostro router, quindi abbiamo detto tutto, indirizzo IP da inserire nel nostro browser, questo è per fare l'accesso, se non sapete l'indirizzo IP utilizzate cmd ip config. Un saluto a tutti.